La registrazione avviata. Ok, buongiorno a tutti. Oggi lunedì 24 maggio del 2021 alle ore 9:36. Apriamo la seduta del Consiglio della Quarta Circoscrizione del Comune di Palermo e procediamo all'appello per l'apertura del Consiglio. Quindi si invita il segretario a procedere all'appello nominale. Presidente Moncada, assente, consigliere Buccola, Presente. consigliere Buonpasso, Presente. consigliere Dentici, Presente. consigliere Di Vincenti, Presente. consigliere Lupo, Presente. consigliere Ruggero. Vicepresidente Schiera, consigliere Sinopoli, Presente. consigliere Tuzzolino, Presente. consigliere Ruggero. Sì, presente, non senti. 9 presenti, assente il presidente Moncada. Ok, visto la presenza del numero legale, apriamo la seduta e nominiamo scrutatori il consigliere Ruggero, il consigliere Lupo e il consigliere Buccola. C'è un verbale da leggere. Ok, leggiamo il verbale. Condivido il video, il verbale numero 87. Del 19 maggio 2021. L'anno 2021, il giorno 19 del mese di maggio, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 e ai sensi delle circolari numeri 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali e regione siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, per procedere alla trattazione di argomenti scritti all'ordine del giorno inoltrato con avvisi email del 24 aprile e integrazione del 12 maggio 2021, ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari. Luogo della riunione da intendersi convenzionalmente presso i locali della quarta circoscrizione, siti in via della Regione Siciliana numero 95. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione dopo il webmaster sul canale YouTube. Presiede la seduta il vicepresidente della quarta circoscrizione, Alessandro Schiera. Assiste in qualità di segretario il dottore Marco Conigliaro, titolare di PIO, coordinatore della quarta circoscrizione, coadiuvato dall'istruttore amministrativo Mario Sapienza. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Moncada, Buccola, Buonpasso, Dentici, Di Vincenti, Lupo, Schiera, Sinopoli, Tuzzolino. Il totale dei presenti appare a 9, assente Ruggero. Il presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:37 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Dentici, Di Vincenti e Sinopoli. Il Presidente informa. No, chiedo scusa. Chiedo scusa, c'è stato un refuso perché il Presidente della seduta è Moncada. Chiedo scusa. Quindi presiede la seduta il Presidente della quarta circoscrizione. Moncada Silvio, assiste in qualità di segretario il dottore Marco Conigliaro, coadiuvato dell'istruttore Mario Sapienza. Presenti sono Moncada, Buccola, Buonpasso, Dentici, Di Vincenti, Lupo, Schiera, Sinopoli, Tuzzolino. Il totale dei presenti è pari a 9. Assente Ruggero, quindi il presidente, verificata la presenza del numero legale all'ora 9:37, dichiara aperta la seduta, nomina scrutatore consigli Dentici, Di Vincenti e Sinopoli. All'ora 9:37 entra il dottore Luigi Galatioto. Il Presidente informa della presenza del dottor Luigi Galatioto, dirigente proponente di regolamento Coop Mercati, al fine di chiarire alcuni dubbi in merito, così che il Consiglio possa esprimere per scritto parere. Ringrazia quindi il dottore Galatioto e lo informa che durante l'esame del documento sono stati sollevati dubbi sulla mancanza di alcuni punti ritenuti essenziali, ad esempio se il regolamento sostituisce o si aggiunge all'altro regolamento sui mercati, detto RUM. Il dottor Galatioto illustra che la legge finanziaria 160 del 2019 imposta agli enti locali di trasformare in canone unico alcune tasse locali, quali TOSAP, tari mercati, imposte sulle pubblicità per occupazioni permanenti, canoni ricognitori e concessioni patrimoniali. Quindi,
Il presente regolamento CUP nel dettato di legge trasforma alcune tasse locali in canone unico, salvaguardando il gettito, e che lo stesso è da approvare entro l'approvazione del bilancio di previsione, ad oggi rinviata al 31 maggio 2021, chiarisce che il CUP Mercati non sostituisce il RUM in quanto regolamentano aspetti diversi. Il Presidente interviene elencando le criticità riscontrate durante l'esame del regolamento e comunica le considerazioni fatte in merito con le relative perplessità. Dottore Galateotto chiarisce che il ritardo nell'approvazione del documento provocherebbe seri problemi di bilancio e peggioramento della già pesante situazione economica, quindi si è provveduto a stilare il regolamento per i punti imposti dalla legge. Alle 9.43 entra il consigliere Ruggero. Sinopoli chiede se ad approvazione avvenuta siano possibili eventuali modifiche al regolamento con riferimento ai punti ritenuti mancanti, come la raccolta differenziata, sicurezza, bagni chimici e quant'altro. Dottore Galateotto, quanto richiesto eventualmente da riferire al RUM, che si occuperà di aspetti procedurali e regolamentazione, ma non è stato ancora presentato. Invece il regolamento CUP riguarda l'aspetto tariffario, sono due atti con finalità diversa. Quindi lascia l'aula dovendo partecipare ad un'altra riunione già programmata precedentemente. Presidente, ringrazio e saluto il dottore Galateotto a nome di tutto il Consiglio. Il Presidente alle 9.52 sospende la seduta per 5 minuti. Il Presidente alle 9.59 chiede al segretario di procedere all'appello nominale, il cui esito è tutti presenti ed assente nessuno. Il Presidente continua con i lavori d'aula esponendo alcune considerazioni anche alla luce dei chiarimenti forniti dal dottore Galateotto, e ribadisce che il suo sarà un voto contrario. Buon passo, anche considerando che l'amministrazione degli obblighi a conformarsi al volere nazionale, dichiara il suo voto contrario. Ruggero, anche dopo i chiarimenti forniti dal dottore Galateotto, rimane comunque perplesso per l'impostazione data al regolamento, non condividendo alcuni punti. Ascoltati i pareri dei colleghi che interverranno, deciderà solo l'espressione di voto. Seguono ulteriori considerazioni dei consiglieri Sinopoli, Dentici, Tuzzolini e Di Vincenti, che dichiarano il proprio voto contrario. Il Presidente propone un'ulteriore pausa di riflessione sul documento in esame e di procedere al voto alla prossima seduta. Passa quindi alle comunicazioni. Ricorda che oggi alle 15.30 presso Villa Trabbia la Commissione Speciale Verde colloquerà con il dirigente dell'ambiente, avvocato Fierino, in merito all'esito dei carotaggi e alla riapertura del parco Cassarà. Tuzzolino, nella qualità di presidente della Commissione Speciale Verde, conferma la seduta, chiede quindi se ci sono novità sulle modalità di accesso alle strutture sportive. Presidente informa che per gli eventi sportivi si deve procedere con la prenotazione, i parchi e le ville sono aperti e di libero accesso. Sinopoli, quale presidente della Commissione Permanente Attività Sportive, ritiene di poter invitare assessori e dirigenti di riferimento al fine di acquisire informazioni per verificare la possibilità di riapertura della pista di pattinaggio di Via Mulè, oggi chiusa in stato di abbandono. Il Presidente risponde che chiederà questa informazione all'assessore Petralia e contestualmente lo inviterà alla seduta di commissione proposta al consigliere Sinopoli da svolgersi presso la pista di pattinaggio ed avere le idee chiare su cosa fare di detta struttura, costata tanto lavoro a questo consiglio. Il Presidente, in assenza di ulteriori comunicazioni, alle ore 10.24 dichiara chiusa la seduta dando appuntamento a domani alle 9.30. A firma del segretario, dottore Marco Conigliaro, e del presidente Moncada Silvio. Ok, grazie il dottore Conigliaro. Io, dopo la lettura del verbale, possiamo passare a trattare il primo punto all'ordine del giorno. Il primo punto è una mozione del consigliere Di Vincenti. La condivido a video. Ah, è quella relativa al centro aggregazione anziani. No, il consigliere se deve essere rinviata. Consigliere Di Vincenti, per la mozione. La mozione possiamo discutere perché in commissione abbiamo dato il parere favorevole, perciò la possiamo discutere. Ok, grazie consigliere Di Vincenti. Quindi che faccio? La leggo? Sì, la può leggere, dottore Coniglia. Va bene. Quindi istituzione di una biblioteca e di un centro aggregativo per anziani presso la sede dell'ufficio ATA di via Franco Taormina 1. Premesso che nel territorio della quarta circoscrizione non esiste
alcuna biblioteca circoscrizionale, premesso che nella città di Palermo esiste un solo centro aggregativo comunale per persone della terza età con sede a Piazza Petromicca, considerato che vi è una forte richiesta da parte di numerosi cittadini della nostra circoscrizione per l'istituzione di una biblioteca pubblica, considerato che tanti anziani non in possesso di un loro mezzo di trasporto, i quali hanno difficoltà ad arrivare con mezzi pubblici al centro diurno per anziani di Piazza Pietromicca, chiedono pressantemente la nascita di un centro anziani nella parte a valle di Villa Regione Siciliana. Lo scrivente consigliere circoscrizionale Giuseppe Di Vincenti chiede alle signorie vostre in indirizzo di approvare la presente mozione, con la quale si chiede agli organi comunali di competenza di adibire alcune stanze dell'ufficio H di via Franco Taormina 1 a biblioteca circoscrizionale a centro aggregativo per anziani. Firmato il 19 aprile 2021 dal consigliere Giuseppe Di Vincenti, da acquisita agli atti con protocollo 350 il 20 aprile 2021. Posso, signor Presidente? Posso? Presidente Schiera? Sì. Sì, ho finito la lettura, il consigliere Di Vincenti vuole la parola. Ah, prego, consigliere Di Vincenti, scusate. No, intanto, buongiorno a tutti. Questa mozione, intanto, il presidente l'aveva trasmessa alla nostra, alla commissione di cui faccio parte, la commissione cultura, per dare un parere, e di questo poi sarà il presidente anche a relazione, perché giusto è il presidente. Noi abbiamo discusso e abbiamo dato il parere favorevole. Per quanto riguarda la mozione, che cosa succede? Che nel nostro territorio, la circoscrizione, non esiste nessuna biblioteca circoscrizionale. Tantissimi anni fa, quando c'erano ancora i quartieri, ce n'era una, però a quanto pare questa è stata dismessa. Questa biblioteca che si trova esattamente, era dove c'era la vecchia delegazione del quartiere Cuba Cavatapini, però non esiste più. Oltre a questo, invece, l'unico, e poi perciò dico, i cittadini chiedono insistentemente che venga istituita una biblioteca circoscrizionale, che è molto importante, che questa biblioteca, oltre a fungere da biblioteca, potrebbe essere importante anche come centro aggregativo, sia per giovani sia per meno giovani. E poi è molto importante proprio l'istituzione di questa biblioteca. Ma le persone mi chiedono anche, specialmente le persone anziane, un nuovo centro aggregativo comunale per persone della terza età, perché come sappiamo nella nostra circoscrizione, ma in tutta la città di Palermo, ne esiste solo uno, che è quello di Piazza Pietromicca, che le persone che si trovano a valle della regione siciliana è facile raggiungerlo, ma non per tutti, perché molte persone anziane hanno problemi, non hanno la disponibilità di avere un mezzo proprio, oppure hanno anche problemi ad raggiungerla con mezzi pubblici. Perciò che cosa chiedono? Chiedono l'istituzione di un altro centro aggregativo per anziani, nel centro per anziani nella parte a valle di Villa Regione Siciliana. Anche perché questo centro, come abbiamo visto, funziona bene. E in una città grande come Palermo è molto importante avere un centro di questi, perché gli anziani non sanno cosa fare, dove andare, quantomeno in questi centri si riuniscono tra di loro, si aggregano, fanno diverse attività ed è molto importante. Come potrebbe essere allora un'altra sede? Mi è venuto in mente la sede dell'ufficio H di Via Tormina, che è una sede comunale, dove ci sono diversi spazi abbastanza grandi, si trova nella parte a valle di Via Regione Siciliana. Oltre a questo, è un posto dove è facile da parcheggiare, perché ci sono diversi punti come parcheggiare. È un posto dove i collegamenti con i mezzi pubblici, ci sono diversi collegamenti con i mezzi pubblici, infatti da vicino c'è pure il capolinea degli autobus, della capolinea Basile. Perciò è molto facile da raggiungere. Perciò, e
E poi quello è un quartiere molto particolare, il quartiere Viaggio Santa Rosalia, è un centro di questi, è una biblioteca comunale, sarebbe molto 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 importante per far risollevare questo quartiere e d'attenzione molto questo quartiere, che è un quartiere che negli ultimi anni è stato molto abbandonato dall'amministrazione centrale. Noi invece come circoscrizione e i vari consiglieri hanno fatto tanto per questo quartiere e per questo ho intenzione di presentare questa mozione con la speranza che, dato che venga approvata da questo consiglio, che venga presa in considerazione dall'amministrazione comunale. Grazie. Grazie consigliere Di Vincenti. Altri interventi? Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Presidente, mi scusi, se il consigliere Bonpasto, che è il presidente della commissione, vuole intervenire, io cedo la parola, altrimenti posso... Io ho avuto il telefono che si sentiva male a intermittenza, ragazzi. Perfetto. Che non mi prendeva. Sono ricollegato ora. No, non lo so. Prima magari interviene il consigliere. Io. Presidente, che dice? Intervenga lei e poi eventualmente il consigliere Bonpass. Si sente malissimo, presidente. Mi sentite? Si sente malissimo, presidente. Dino ha detto che può intervenire, Dino. Ah sì, perché non l'ho sentito. Posso? Dottore Conigliero, può mettere la mozione a video? Sì, un secondo. Mi sentite adesso? Io sì. Allora, consigliere Tuzzolino, prego, se vuole intervenire. Allora, sì, vado. Sì, presidente, colleghi consiglieri, là... materia che stiamo trattando è stato momento di approfondimento e di confronto all'interno della Commissione Cultura, che peraltro insomma abbiamo fatto anche redatto un mini programma, ma il primo punto fondamentale che ci è sembrato forse il più opportuno, in cui esiste una vera esigenza da affrontare per la circoscrizione, era appunto questa che cita il consigliere Di Vincenti nella sua mozione. E ci piace ricordare che questi tipi di mozione ci danno un po' di sollievo, ci viene un po' il cuore a trattare mozioni di questo tipo, che non sono le solite mozioni dove esistono assolutamente criticità e problemi da risolvere. È una di quelle mozioni che si rivolge ai cittadini, anziani e nonni, per come ha spiegato il consigliere Di Vincenti, appunto, che prevede l'istituzione di una biblioteca comunale, ma non solo, anche lui dice una sorta di centro di aggregazione. In realtà il centro di aggregazione per gli anziani a Bocca di Falco esiste, ma noi riteniamo insufficiente per una serie di cose. Bocca di Falco è un quartiere un po' alla periferia, un po' estrema della nostra circoscrizione, che sì, è utilissimo per gli anziani del posto, ma è difficile da raggiungere da parte di cittadini, che anziani ovviamente, che difficilmente si spostano, prendono autobus o si fanno accompagnare per arrivare là. Quindi è l'idea di smistare e di creare anche in quella zona, che è tuttavia anche più frequentata, più servita dai mezzi. Se ci proiettiamo nel futuro, probabilmente sarà anche raggiunta dal tram. Quindi ci sembrava come individuare un punto strategico importante. Ovviamente c'è uno spaccato di società che è di anziani, che hanno la necessità
di avere anche un centro culturale dove ti incontri, leggi un libro, ti scambi delle opinioni, probabilmente ti organizzi delle conferenze su temi che riguardano gli anziani, il tempo libero, la sicurezza, la cultura. Quindi ci sembrava proprio bello adoperarci per questo tipo di mozione. Questi sono stati gli argomenti che abbiamo trattato in commissione. Per cui in sintesi, la mozione vuole creare un centro proprio istituzionalmente, un centro di aggregazione per anziani, ma anche e soprattutto un centro di aggregazione culturale da appunto realizzare presso Via Taormina, se non ricordo male, il consigliere Di Vincenti mi può correggere. Che è in zona dove in questo momento insiste l'ufficio H. Niente, Presidente, noi chiediamo ovviamente ai consiglieri di approfondire la tematica e l'approvazione della mozione perché la riteniamo utile per gli anziani, ma non solo per gli anziani, un po' per tutti. Grazie. Ok, grazie Ti consigliere Tusso. Prego, posso? consigliere Bonpas. Sì, ora vi sento bene. Allora, abbiamo discusso in Commissione Cultura la proposta fatta dal collega Di Vincenti. Insieme stiamo cercando di portarla avanti e di aprire questa nuova biblioteca e centro di aggregazione, anche come ha detto poc'anzi mi collega al discorso del collega, ce ne abbiamo uno solo e l'abbiamo a Bocca di Falco, molto decentrato da tutta la quarta circoscrizione. Speriamo che gli organi preposti consentano le nostre proposte e di attivarci il prima possibile a cominciare i lavori per questa nuova biblioteca e centro di aggregamento. Grazie. Grazie consigliere, buon passo. Altri interventi? Sì, posso intervenire? Prego, consigliere Denti. Sì, allora, Presidente, consiglieri, allora, quest'idea e appunto questo progetto, questa mozione del collega è molto interessante perché comunque concerne ciò che riguarda la cultura e in ogni circoscrizione, in ogni quartiere la cultura dovrebbe essere sempre presente sotto tanti punti di vista. Però non dimentichiamo una cosa, che un anno e mezzo fa circa sono stati stanziati già 130.000 euro dalla quinta commissione con a capo appunto l'assessore Zito appunto alla cultura per portare all'interno delle circoscrizioni, tra cui la quarta e in punti comunque abbastanza agevoli, la cultura stessa attraverso la creazione appunto di uno spazio apposito tramite un progetto che si svilupperà a breve in tutte le circoscrizioni e attraverso questo investimento appunto di circa 130.000 euro, perché sappiamo che per costituire un centro d'aggregazione, comunque o una biblioteca, il lavoro che c'è alle spalle è abbastanza corposo, perché comunque non occorre avere soltanto uno spazio e dire ok, hanno lo spazio, possono andare là. Occorre ovviamente che ci sia personale, occorre che ci sia il materiale, occorre quindi uno spazio che consenta realmente lo sviluppo di diverse attività che possono essere appunto sociali e culturali. Quindi, pur essendo appunto un'iniziativa lodevole, interessante, io penso che potremmo prendere prima in considerazione e vedere come possa fungere se dovesse appunto fungere da volano questa apertura appunto che dovrebbe essere a breve, come a gennaio era stato detto sia dal sindaco che dall'assessore, questo progetto che riguarda appunto che è stato coinvolto tramite il comune, anche il finanziamento del Ministero dei Beni Culturali e il progetto stesso, vedere come possa andare, perché se nel territorio si dovesse avere un riscontro positivo, ovviamente questo potrebbe portare a creare altri centri all'interno della circoscrizione.
Lo dico perché appunto per creare un centro come è stato appunto menzionato adesso dal collega occorre ovviamente stanziare determinati soldi. Quando a monte sappiamo che già sono stati stanziati e sono in fase di esecuzione per creare appunto questo spazio che abbia le stesse funzioni, io direi di attendere, di non considerare la proposta, perché ripeto, è una proposta molto utile e comunque la cultura deve essere, più cultura abbiamo e si sviluppa all'interno del territorio e la cultura è linfa vitale appunto per tutti noi. Quindi sono contento che si sia discusso, però voterò in questo momento astenuto per il semplice soltanto fatto che dato che è vero che abbiamo soltanto un centro che possa offrire il servizio di diurno o comunque non abbiamo una biblioteca, però essendo già avviata questa fase progettuale chiamata Libro Ovunque, come appunto l'assessore Zita aveva dichiarato, per costruire un nuovo cammino, ecco, per questa città di Palermo. E se ricordate, l'aveva sancita a giugno del 2018 tramite il patto per la lettura della città di Palermo. Quindi vorrei semplicemente attendere e capire come possa andare all'interno appunto dell'area già prestabilita per poi riproporla, quindi replicarla in altre zone. Quindi per questo solamente il mio voto sarà d'astensione, soltanto per capire come posso andare appunto nell'area già indicata. Grazie. Grazie consigliere Dentici. Altri interventi? Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Posso precisare una cosa, Presidente? Prego, consigliere Tuzzoli. No, solo per dire che Libro Ovunque, che cita il consigliere Dentici, è un'iniziativa del Comune di Palermo che già esiste da qualche anno e che quest'anno sarà realizzata appunto nei quartieri in cui esiste, come dire, la possibilità di uno scambio di libri per diffondere e promuovere la cultura dei libri. Non c'entra niente con la creazione di un centro della mozione del consigliere Di Vincenti, del centro aggregazione culturale. Soltanto questo. Siccome si è parlato di biblioteca, quindi dico, penso che Sì, c'entri consiglieri bene. identici, ma Libro Ovunque non c'entra niente Scusate, con la consigliere mozione. Libro Tuzzoli e Ovunque è una consigliere. cosa, la mozione è un'altra cosa. Ok, dico consigliere Identici se vuole intervenire. Sì, dico, siccome si è parlato di centro di biblioteca anche oltre al centro diurno, quindi io sto dicendo che una parte di quello che è stato detto dal collega fa parte di quello che verrà costituito a breve, comunque uno spazio all'interno de della circoscrizione dove è possibile appunto sviluppare e ampliare la propria cultura. Ok, grazie consigliere Denti. No, Altri scusate, Presidente, interventi? posso, Presidente, posso. Prego, consigliere Dottori. No, Libro Ovunque non c'entra niente con la mozione che stiamo presentando. Libro Ovunque è un evento che il Comune di Palermo fa con l'attività culturale per divulgare la promozione e la cultura della lettura e del libro. Punto. Allora, consigliere Tuzzolino, il Comune ha Scusate, ottenuto. scusate, allora scusate, abbiamo capito le vostre posizioni, abbiamo capito i vostri interventi, dico, Avrei capito, chiudiamo la. Presidente. Dico, se c'è qualche altro che vuole intervenire, dico intervenga. Posso, Lei, Presidente? consigliere Sinopoli. Sì, se mi dà la parola, Prego, sì. consigliere Sinopoli. Sì, grazie, Presidente, e buongiorno a tutti. Allora, io volevo capire intanto una cosa, siccome poco fa parlava il consigliere Di Vincenti, citava il presidente che si sarebbe espresso anche in materia di avrebbe detto la sua in merito a questa mozione. Quindi, al di là di ora che esprimerò il voto, credo che allora a questo punto dobbiamo aspettare che la presenza del presidente per poi metterla in votazione. Detto, questo poi ora ce lo dirà il consigliere Di Vincenti. Detto questo, o sbaglio, il consigliere Di Vincenti. Ho capito bene o ho capito male?
No, ho capito male. Io dicevo questo di qua, che la mozione era andata in commissione cultura e dopo di me... Scusate, io non sento niente, c'è un macello. Per favore, chiudete i microfoni. Perciò ho detto che poi sarebbe intervenuto il presidente della commissione cultura a esporre anche, non il presidente Moncada, il presidente della commissione cultura, poiché l'avevamo discusso in commissione, non il presidente Moncada. Ok, perfetto, ora è chiaro, perfetto. Niente, io dico che io sono favorevole a quella che è l'approvazione della mozione, perché appunto per come si è stato espresso questo, la creazione di una biblioteca, ma ancora secondo me di importanza notevole è la creazione di un centro aggregativo, che possiamo chiamarlo anche, potremmo, un sito, un luogo dove le persone anziane non solo possono riunirsi e passare il loro tempo in tranquillità, in compagnia, e nel stesso contempo fare anche i giovani sfruttare appunto questa creazione di questa biblioteca che viene citata nella mozione. Io ricordo e chiedo il supporto del consigliere Russolino al riguardo. Io ricordo il centro sociale che c'era a Villa Tasca, era un qualcosa di meraviglioso, dove io piccolo, dove gli anziani e non solo la mattina si riunivano là e passavano il loro tempo chiacchierando, giocando, si facevano varie attività, ed era qualcosa di meraviglioso. Infatti è stato un peccato che questo centro è stato chiuso, anche perché si trovava in una posizione abbastanza al centro della circoscrizione, perché ricordiamo quello di Bocca di Falco è piccolo, però si trova la parte estrema della circoscrizione e molti con grossa difficoltà possono raggiungerla, e quindi quello non può che essere un centro di aggregativo solo per quella zona. Quindi io sono favorevole appunto a quello che è la creazione di questa struttura, dove in questa struttura, per come dice la mozione, ripeto, dovrebbe crearsi una biblioteca, ma ancor più diventare un centro aggregativo, che oggi è fondamentale, e siccome ce ne sono pochi è di notevole importanza. Confido, Presidente. Grazie, consigliere Sinopoli. Altri interventi? Posso, signor Presidente? Prego, consigliere tu. Allora, niente, signor Presidente, io voto favorevole alla mozione presentata dal consigliere Di Vincenti. Dico che ben vengano queste iniziative e queste proposte, specialmente dalla Commissione Cultura che abbiamo noi. E ringrazio anzi dal consigliere Di Vincenti. Come noi sappiamo benissimo, e anche detto il consigliere Bonpasso, come centro aggregativo per anziani ne esiste soltanto uno nella nostra circoscrizione. Allora, come noi con questa presentazione, diciamo, di questo progetto, di questa iniziativa che ha preso la Commissione Cultura, diciamo, apriamo un anello per tenere in considerazione, diciamo, l'apertura di questi centri, perché non soltanto per gli anziani, ma anche per i giovani. Dopo volevo anche andare su un punto. Allora, sul piano regolatore, io parlo della zona di Piazza Pagliarelli. Allora, nel nuovo piano regolatorio, a Piazza Pagliarelli, sarebbe dietro le spalle della piazza, di preciso in via Ettore Gabrici. Qua si dovrebbe aprire una piccola strada che c'è un apprezzamento di terreno molto grande, quindi che è del comune di Palermo, e sul piano regolatorio diciamo deve nascere una biblioteca, un posteggio e anche, diciamo, dei come un centro anche di
di anziani, appunto, nel nuovo piano regolatorio. Io spero che al più presto si arrivi a sbloccare il nuovo piano regolatorio. E penso che ci saranno diciamo altri centri aggregativi da poter aprire. E tutto dipende dalla nostra amministrazione comunale. E come sappiamo benissimo, questa amministrazione comunale ormai ha fatto il suo tempo e si trova in agonia. Quindi speriamo tanto che questi nuovi centri, perché sono molto scettico dell'apertura ora nel 2021, ma io penso che facendo una programmazione e con le nostre richieste il nuovo Consiglio Comunale li tenga in considerazione. Comunque, come ho detto all'inizio, io sono favorevole alla mozione presentata dal consigliere Di Vincenti. Grazie, consigliere Lupo. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, diciamo che faccio il mio intervento. Prego, consigliere Denti. Sì, volevo sottolineare comunque quanto concerne ovviamente l'apertura di un centro aggregativo su quel fronte. Io sono favorevolissimo. Questo Presidente, però non è che possiamo continuare a sentire queste fandonie. Consigliere Bonpazzo, consigliere Bonpazzo. E noi continuiamo ancora a ragionare una situazione che viene scambiata. Consigliere Bonpazzo, abbastanza. Consigliere Bonpazzo, per favore, può bloccare la. Grazie, Presidente. Prego, consigliere Bonpasso. Allora, consigliere, chiuda. Volevo dire semplicemente questo, appunto, che su quel fronte sono favorevole, non c'è bisogno che si scaldi così tanto il presidente della commissione preposta. Grazie. Ok, grazie, consigliere. Allora, stavo facendo il mio intervento conclusivo. Diciamo che la mozione del consigliere De Vincenzi è meritoria, visto che all'interno della nostra circoscrizione, di cui fanno parte circa 120.000 abitanti, si trova solo un centro aggregativo, si trova solo a Bocca di Falco. Visto l'estensione del territorio, è necessario non di crearne una sola al villaggio di Santa Rosalia, ma di crearne anche altri nei vari altri punti della nostra circoscrizione, visto che parliamo di chilometri quadrati di territorio densamente abitato. Naturalmente, dico, speriamo che l'amministrazione tenga conto anche di questa mozione e possa intervenire e far sì che si possa attivare questo centro aggregativo. Quindi io sono favorevole alla mozione e chiedo al segretario di procedere alla votazione per appello nominale. Presidente Moncada è assente, consigliere Buccola. Favorevole. Consigliere Bonpasso. Favorevole. Consigliere Dentici. Astenuto. Consigliere Di Vincenti. Favorevole. Consigliere Lupo. Favorevole. Consigliere Ruggero. Favorevole. Presidente Schiera. Favorevole. Consigliere Sinopoli. Favorevole. Consigliere Tuzzolino. Favorevole. 9 presenti, assente il presidente Moncada, 8 favorevoli, 1 astenuto il consigliere Dentici. La maggioranza dei presenti, la mozione viene approvata, quindi procediamo eventuali comunicazioni da parte dei consiglieri. Posso, Presidente? Prego, consigliere. Allora, grazie. Allora, signor Presidente, io chiedo con urgenza che venga effettuato un intervento dell'AMAP, in quanto in via Altofonte, altezza 113/A di Ancona, c'è una perdita idrica, quindi è acqua potabile, già perdura da un bel po' di tempo. Già era stata fatta una segnalazione circa 20 giorni fa, e questa piccola falla sono intervenuti, ma non hanno fatto nulla, perché il lavoro è stato fatto male.
quindi la perdita ancora perdura, e quindi io chiedo un sollecito sulla riparazione, questa volta che il lavoro venga fatto per bene. Dopo faccio un'altra mia richiesta, quindi una segnalazione, ed è sempre la stessa, è una cosa vergognosa, specialmente in via Altofonte, altezza civico 120B di Bari, ancora perdurano i rifiuti ingombranti. Già si è formata già un bel po' di una piccola montagna di rifiuti ingombranti, materassi, mobili, frigoriferi e cose varie. Quindi già una parte di questi ingombranti, diciamo, già si è presa un pezzo di carreggiata, quindi hanno difficoltà anche le macchine e gli autogeni, perché proprio vicino al numero 120B, diciamo, c'è l'ingresso della Bartolini. Quindi io già ho fatto più di una segnalazione, ma ancora questi rifiuti ingombranti stanno lì. E lo stesso dice, sì, sempre in via Altofonte, altezza via Sambucia, e via Altofonte, altezza strada vicina alle Barame. Soltanto questo, io sempre continuamente faccio delle richieste, delle segnalazioni, ma diciamo che ogni municipalizzata, diciamo, ha i suoi problemi. Forse i problemi li abbiamo soltanto al comune di Palermo. Comunque, grazie Presidente che mi ha dato la parola. Ok, grazie Consigliere Lupo. Altri interventi sulle comunicazioni? Sì, Presidente, posso? Prego, Consigliere Sino. Sì, volevo semplicemente comunicare che venerdì mattina in via Pollaci, angolo via Rosina Anselmi, quasi al centro della carreggiata, quindi vicino ai binari del tram, AMAP è intervenuta, perché siccome vi era una buca abbastanza profonda, si pensava che potesse accadere qualcosa, visto là vicino c'era la fognatura, qualcosa di sgradevole, e AMAP è intervenuta e ha ripristinato la problematica. Quindi ringrazio le maestranze AMAP per essere intervenuti in maniera celere a risolvere la problematica. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Sino. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, chiudiamo la seduta e ci aggiorniamo a domani alle 9.30. Quindi ci aggiorniamo domani alle 9.30. E chiedo alla segreteria di bloccare la registrazione, per favore. Grazie. Per la registrazione.